Questa nostra presenza al Pantheon è un'altra delle prove, delle dimostrazioni, se ancora ce ne fosse bisogno, che la nostra è una scuola della concretezza, del fare. Dare concretezza alla formazione implica vari passaggi, perché poi arrivare alla pubblicazione è un iter, è un percorso piuttosto lungo, e quindi anche abituarsi a disegnare in pubblico, a disegnare per il pubblico, anche all'emozione, parliamoci molto chiaramente, di disegnare in una cornice come quella del Pantheon, serve poi a comporre una professionalità e un mestiere. Grazie a una email, telefonata, adesso non ricordo, della direttrice, l'architetta Gabriella Musto, che chiama proprio noi della Scuola Romana dei Fumetti a essere il fulcro di questa giornata, che è il Dante D, che si svolge qui al Pantheon proprio sul tema di Dante e naturalmente anche del luogo che ci ospita. E allora come scuola abbiamo risposto prontamente schierando diversi autori che appartengono anche a varie tecniche e vari stili. Ognuno di loro è espressione di qualcosa di diverso e di un mondo diverso. Ovviamente ci sono autori, ma ci sono anche, perché questo era ed è l'obiettivo poi di una scuola, anche allievi ed ex allievi, quindi giovani artisti del fumetto, sicuramente emergenti, che sono qui al Pantheon a disegnare e dipingere in diretta. E quindi c'è Massimo Rotundo, che in qualche modo, oltre al fumetto, Tex, eccetera, eccetera, però nel caso specifico è l'illustrazione, un'illustrazione pittorica. C'è Carlo Labieni, che è lo storyboard cinematografico. Il cinema è un altro dei tanti mestieri del disegno di cui facciamo formazione a scuola. E poi c'è Riccardo Colosimo, il quale invece rappresenta il fumetto francese, ma rappresenta anche uno stile molto, molto nuovo, no? Quello che può essere definito uno stile grottesco alla francese, se vogliamo. C'è Simone Gabrielli, anche lui che pubblica per il mercato francese, che invece ha uno stile più realistico, più iperrealista. Poi c'è Arianna Rea, Disney America, e quindi uno stile molto più umoristico, disneyano, quello se vogliamo che alcuni definiscono euromanga, o quello delle principesse Disney che tutti conoscono. E poi ci sono Federico Mele, che è un ex allievo, anche lui con uno stile molto pittorico, illustrativo. Federico è un ex allievo, ma ora insegna a scuola. C'è Lorenza Ricci, alias Lorenza Pigliamosche, anche lei ex allieva, ora insegnante di scuola. Poi ci sono gli allievi, c'è Davide Litolla, che fa addirittura il terzo anno, che invece si esprime proprio con il fumetto, raccontando attraverso il linguaggio e la tavola a fumetti, così come altra allieva bravissima del terzo anno è Veronica Chiacchio, anche lei si esprime con il fumetto, con il disegno, con il tratto. E poi per concludere, ultima ma assolutamente non ultima, un'altra ex allieva di cui uscirà tra poco un volume per la Fanucci Comics, che è Chiara Jacobelli, anche lei con uno stile un po' verso l'euromanga. E quindi diverse tecniche, diversi stili che raccontano Dante e che raccontano Pantheon.